Industriale, buongiorno. Buongiorno, signor Procuratore. La prima cosa che volevo chiederle è quando lei ha iniziato a collaborare con la giustizia e in che condizione si trovava, cioè se era libero o era detenuto. Ero detenuto dal 22 ottobre del 2009 insieme all'operazione Levante. Presidente, mi perdoni, c'è un audio pessimo, già che noi dobbiamo... Sì, ha ragione. La videoconferenza non ci troviamo... Aspetti, signor Sturiale, perché non sentiamo bene, vediamo se i tecnici riescono a migliorare la qualità. Adesso come si sente? Adesso si sente, Presidente, chiedo scusa. Adesso va bene, deve cercare di parlare con un tono forte di voce. Va bene. E allora dicevo al Pubblico Ministero che in seguito all'operazione Revanche del 22 ottobre del 2009, il 17 di gennaio del 2010 la mia decisione di collaborare, che poi è entrata, ha avuto inizio esattamente il 21 gennaio del 2010. Sì. Signor Sturiale, se può elencare sinteticamente alla Corte quali sono state le motivazioni che l'hanno portata ad avviare questo processo di collaborazione con la giustizia? Dottore, sono un complesso di fattori. Comunque, per sintetizzare, non sai cosa fai e non sai cosa ti perdi. Un ragionamento poco sopra le parti e per capire che non è una strada che va bene per una persona che vuole vivere la sua vita in maniera normale. E poi una bambina piccola appena nata, per cui una serie di motivazioni, spero, etiche, perché non ho portato via né soldi né avevo il cassolo da farmi, quindi non credo che mi si possa imputare una scelta opportunistica riguardo alla collaborazione. Lei a seguito dell'autocollaborazione si è autoaccusato di fatti di reato? Sì. Se può indicare sinteticamente di quali fatti di reato si è autoaccusato? Pioni, droga, associazioni, armi, ora non ricordo tutte quelle che ho elencato, però sì, parecchie, cioè anche situazioni che l'autorità giudiziaria di cui l'autorità giudiziaria era all'oscuro, insomma, ecco, sì, questo voglio dire. Senta, signor Sturiale, quando è stato tratto in arresto, lei ha detto nell'ambito dell'operazione Revenge 22 ottobre del 2009, lei in quel processo per che cosa era indagato e per che cosa ha riportato condanna? Il capo di imputazione era inizialmente associazione mafiosa pluriaggravata. Sì. Poi c'erano altri collaboratori che parlavano di armi, sì, quindi poi di stupefacenti, per cui credo che il capo di imputazione si sia arricchito di altri articoli. Ora non so esattamente. No, quello che mi interesserebbe sapere, lei era in quel processo imputato di associazione mafiosa con riferimento all'appartenenza a quale organizzazione? Cappello Bonaccorsi. Sì. Senta, prima della sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cappello Bonaccorsi, lei ha fatto parte di altra organizzazione mafiosa? Santa Paola. Della famiglia Santa Paola. In che periodo lei ha fatto parte della famiglia Santa Paola? Da che anno fino a che anno? Dall'85 al 2004. Dall'85 al 2004. Sì. Che ruolo aveva nell'ambito della famiglia Santa Paola? Dottore, in verità non avevo un ruolo di gregario, di soldato o di sicario. Avevo un ruolo, per così dire, vorrei dire senza falsa modestia, di persona riservata di Vincenzo Santa Paola, con il quale siamo stati compari perché gli ho crisimato il figlio, con Roberto Vacante come testimone di nozze, con lo zio, la buon'anima dello zio Tore Santa Paola, del quale mi ritenevo
un figlioccio, per come lui mi mandava a dire, come un nipotino, con lo zionino Santa Paola classe 54 e con l'alto Ercolano, per cui i contatti miei con la famiglia erano attraverso questi personaggi. Sì. Senta, lei nell'ambito di questi primi anni della sua militanza nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Santa Paola è stato tratto in arresto e per quali reati? 22 settembre del 92 sono stato tratto in arresto perché avevo fittiziamente ovviamente comprato a posto di Aldo Ercolano delle quote di un supermercato chiamato Super S. Sì. Una volta scarcerato sono stato riarrestato nell'operazione Orsa Maggiore come vivandiere di Benedetto Santa Paola, riconosciuto da chi l'aveva in custodia come colui che provvedeva tre volte alla settimana a portargli il pesce dove questi era latitante vicino Taormina. Poi sono stato arrestato dalla DIA nell'operazione Zefiro del 2000, dove c'era Salvatore Santa Paola, Roberto Vacanti, il dottor Alfio Russo. Se Arturiano, scusi, se può dica, parlare un po' più forte, se si può aumentare il volume, non lo so. Signor Presidente, qui da Parma. Sì. Il Mantonia Giuseppe intende rinunciare al proseguo dell'udienza e di conseguenza si chiede la disattivazione del collegamento. Va bene, sì, l'avevo autorizzato, ne prendiamo atto, ringraziamo il personale dal sito. Grazie, buongiorno. Grazie. Quindi disattiviamo da Parma. Allora, signor Sturiano, forse dovrebbe allontanarsi un po' di più, mi dicono qui, dal... appena un po' di più dal microfono e parlare sempre con voce, con tono forte, alto di voce. Prego. Chiedo scusa Presidente, così si sente? Sì, si sente, va bene. Allora se ripeto, ma magari se il Ministero rifà l'ultima domanda, sì, così. Signor Sturiano, allora stavamo ricapitolando quelli che sono stati i suoi periodi, i processi per i quali è stato detenuto nell'ambito della sua militanza nell'organizzazione Santa Paola, quindi se li può ripetere nuovamente perché non si è sentito bene. Allora, ricapitolando, il 22 settembre del 92 mi ero intestato fittiziamente delle quote, il 30% del supermercato Super S di pertinenza di Aldo Ercolano su sua richiesta. Sono stato arrestato e dopo 7-8 mesi sono stato liberato e riarrestato nell'operazione Orsa Maggiore perché riconosciuto come colui che portava il pesce tre volte alla settimana a Benedetto Santa Paola, dove questi è latitante a Gaggi in provincia, vicino a Taormina in provincia di Messina. Poi nel 2000 nell'operazione della DIA Zefiro sono stato arrestato assieme a Antonio Padovani, a Roberto Vacante, a Salvatore Santa Paola, a Bartolotto, il genero di Turi con Lucio Santa Paola, insomma eravamo una decina di persone. E poi nel 2009, come avevo detto poc'anzi, nell'operazione Revanche dei Cappello Caratelli. Sì, quindi nel periodo successivo al suo ultimo arresto per l'operazione Zefiro, per questo arresto lei quanto tempo è rimasto detenuto? Pochissimo, 15 giorni, credo 15 giorni. E poi dopo è stato sempre libero fino al 2009? Sempre libero, sì. Perfetto. Ancora un paio di domande preliminari, signor Sturiano. Lei ha detto che sostanzialmente da un certo momento in poi lei esce dalla famiglia Santa Paola e transita, per così dire, con la famiglia di Salvatore Cappello. Se può sinteticamente indicare ciò quando è avvenuto e quali sono state le motivazioni che l'hanno portata a questo cambiamento. Allora, la data ci dobbiamo attestare sul 2004, grosso modo. Ora non saprei dirle se probabilmente l'ultima parte del 2004. Sì. La motivazione era che i miei punti di riferimento apicali, di cui ho fatto cenno poco fa come nomi, erano stati o arrestati o morti, perché lo zio Turi era morto il 3 gennaio del 2003, Aldo Ercolano era già col 41, Enzo Santa Paola era col 41,
e lo Zionino era già a Barcellona Pozzo di Cotto a Castiglione del Stiolo, adesso non ricordo. Per cui i miei punti di riferimento erano saltati, per così dire, non avevo a chi riferirmi. Come responsabile, come reggente, avevano messo Maurizio Zuccaro, il quale mi aveva promesso che mi avrebbe mandato a dire con sua sorella che per una discussione di una casa, se non gli tornavo 10.000 euro, mi avrebbe ucciso. Certo, sono passati 5 anni e io ho girato per Catania senza essere ucciso, però questi sono, poi sarà qualcun altro a decidere su queste capacità di Zuccaro di ammazzare le persone. Senta, lei, veniamo al fatto che ci riguarda oggi direttamente, che è l'omicidio di Luigi Lardo. Lei ricorda di aver reso dichiarazioni su questo omicidio? Ricordo benissimo, nei 6 mesi della collaborazione, quando si redigono i verbali illustrativi, di averne parlato col pubblico ministero, sì. Riguardo questo omicidio Lardo, sì. Allora, lei innanzitutto riesce a collocare nel tempo questo omicidio Lardo, quando è accaduto? Riesco a collocarlo bene, dottore, perché era il periodo in cui ero sorvegliato speciale, sì. Per cui dovevo uscire la mattina alle 6, rientrare alle 9 e non uscire con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, per cui mi è rimasta impressa sia per il fatto in se stesso, perché è un fatto abbastanza grave, e sia perché era un periodo che ricordo bene, in quanto, come ho detto, ero sorvegliato speciale. E ricordo che il fatto omicidiario avvenne il 10 maggio del 1996, sì. Quasi 20 anni fa. Lei, la sorveglianza speciale, per che periodo? In che periodo fu sottoposto alla sorveglianza speciale e per quanto tempo? Il 2 di novembre mi fu erogata questa pena di 2 anni di sorveglianza, o 2 o 3 anni di sorveglianza speciale, però poi attraverso il ricorso fatto con l'avvocato Strano Tagliareni mi fu ridotta, mi pare, a 8-9 mesi. Infatti o giugno, luglio finì di scontare la sorveglianza. Sì. Senta, lei all'epoca dove abitava? Via Martino Celestri 15. Sì. Conosceva Lardo? Solo di vista. Sì. Ma sapeva chi era Gino Lardo? Sapevo che essere un parente di Madonia e una persona dell'ambiente, però non avevamo nessunissima frequentazione, né ci salutavamo né ci conoscevamo. Cioè io lo conoscevo di vista, sapevo che abitava là vicino, però anche perché non era un soggetto che vedevo spessissimo nel quartiere, sì. Dove abitavo io, cioè, erano incontri sporadici, da lontano ci vedevamo di vista così, di sfuggita. Ho capito, lei ha detto che comunque era a conoscenza che Lardo abitasse nei pressi di casa sua, si ricorda dove? Sì, in via Quintino Sella, se non sbaglio, mi pare che abitasse il primo portone entrando in via Quintino Sella sulla sinistra, se non erro. Sì. Senta, lei ha detto che Lardo era soggetto a lei conosciuto come appartenente alla famiglia Madonia. Questa sua conoscenza da che cosa la trae? Traggo, dottore, dal fatto che sulla via Martino Celestri, dove, ripeto, abitavo io, attraversando Corso Italia, dove oggi dovrebbe ancora esserci, però non lo so perché è 6 anni che non sono più a Catania, dovrebbe esserci un negozio di telefonia. A posto di quel negozio di telefonia c'era un panificio, sì. Di un soggetto molto vicino a Totò Tusa, il papà di Lucio, Francesco e Antonio, e fu lui a indicarmi una volta, quando passò il Lardo casualmente vicino a casa mia, e a dirmi che era un cugino di Pippo Madonia, di Giuseppe Madonia. Madonia di Caltanissetta, di Vallelunga Pratamena, non Madonia di Ressortano, di Palermo, certo. Ecco. Senta, lei i Tusa li conosceva? Sì, Francesco lo conoscevo, prima di tutto ho conosciuto Francesco già dal 1900,
78-79, e poi via via ho conosciuto Lucio e Antonio. La mamma, sì, la signora Maria Stella Madonia, cioè la sorella di Madonia Giuseppe, l'ho conosciuta quando venne nella casa del pesce che avevamo creato, per così dire, assieme a Roberto Vacante, al via Martino Celestri 23, quindi poco vicino a casa mia, sì. 50 metri da casa mia. Senta, veniamo adesso all'episodio dell'omicidio. Se può raccontare, diciamo, quello che lei ha visto e quello che lei ha saputo in merito a questo omicidio. Per sintetizzare l'accaduto, la prima avvisaglia fu dettami da Santo Padanè, che era un soggetto che mi accompagnava, visto che io, essendo sorvegliato, non avevo la patente, e mi accompagnava, cioè guidava lui la macchina. Sì. E una sera mi accompagnò a casa. Santo Padanè, mi scusi, dopo... era un soggetto in qualche modo vicino alla famiglia Santa Paola. Era stato l'autista, accompagnava Antonino Santa Paola, classe 54, fratello minore di Benedetto. Ho capito. Quindi mi stava dicendo? Mi accompagnò a casa. Dopo pochi minuti mi citofonò un'altra volta dicendo che avevo urgenza di salire. Mi parve strana questa sua richiesta. Comunque, ovviamente, gli aprì. E mi disse che aveva notato sotto casa, proprio sotto casa mia, Santo La Causa, Benedetto Cocimano e Maurizio Signorino, che notoriamente erano un gruppo di fuoco, ed era preoccupatissimo, era pallido in viso, diceva: che cosa stanno facendo? E quindi su questo discorso ci fu un ragionamento sia col Padanè e sia ragionai fra me e il medesimo, per riuscire a capire per quale motivo questo gruppo di fuoco potesse essere sotto casa mia. Le faccio... Quindi pensai, o era per me, o era per l'avvocato Calì, Carmelo Calì, che difendeva la famiglia Santa Paola, non andai completamente all'idea di Lardo, cioè pensai a tutto tranne che Lardo. Sì. E così si concluse quella sera, cioè mi coricai con l'interrogativo, ovviamente pesante, di capire questo gruppo di fuoco che ci faceva sotto casa mia. Le persone a cui le ha fatto cenno, quindi La Causa, Signorino e Benedetto Cocimano, erano persone che lei conosceva nell'ambito della sua militanza dell'organizzazione Santa Paola? Certamente, il Cocimano lo conoscevo da tanti anni, essere il braccio destro di Maurizio Zuccaro, e una volta addirittura, se servisse alla corte, al pubblico ministero, un elemento per corroborare quello che dico, posso citare sinteticamente questo episodio. Avevo chiesto il permesso allo zionino Santa Paola di andare da Aldo La Rocca, nipote di Ciccio La Rocca, per un problema che avevo avuto a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Aldo si mise a disposizione e va bene. Poi, quando andai via, Aldo La Rocca mi disse: Eugenio, mi devi fare una cortesia, mi dovresti far incontrare con il responsabile di Catania, che dobbiamo discutere di alcuni argomenti. Tornai da Pozionino, riferì questo discorso, lo ringraziai per il permesso che mi aveva dato di andare da Aldo, e mi disse: Eugenio, ora ti metto in contatto con Maurizio, perché è lui il responsabile per adesso. Poi invece mi fece incontrare con Benedetto Cocimano e accompagnai il Cocimano al bivio Iannarello sulla Catania-Gela, che non mi ricordo se fosse IP, il distributore di benzina, o Agip, o IP o Agip, comunque facilmente individuabile, e là c'era già Aldo La Rocca che ci aspettava. Si parlarono tra di loro e poi li accompagnai a Cocimano a Catania. E questo episodio in che epoca è accaduto, signor Sturiale, più o meno? Lo può collocare nel tempo? Dottore, posso dirle tra il 98 e il 99, grosso modo. Sì. Più fine 98, inizio 99, perché lo zionino restò fuori dal 96 al 2000. Sì. Questi 4 anni.
Senta, quando Patanè salì a casa sua per riferirle ciò che aveva visto, eravate presenti solo voi due o c'era anche sua moglie? Anche mia moglie. E sua moglie, diciamo, fu presente alla discussione che lei ebbe con Patanè? Sì. Perfetto. Sì, perché mia moglie era al corrente di tutta la mia situazione. Poi vuole che prosegua nel discorso? Sì, sì, sì. A questo punto ci possiamo fermare, andiamo avanti. Successivamente che cosa è accaduto? Ah, questo fatto, le volevo chiedere, questo fatto, sì. Queste prime avvisaglie, come le ha definite lei, quanti giorni prima furono rispetto a quando poi si verificò l'omicidio? Dottore, io non essendo stato interrogato nell'immediatezza del fatto, non posso essere proprio preciso al giorno, però credo 3-4 giorni prima. Sì. Poi dopo che cosa è accaduto? Prosegua, sinceramente. Poi è accaduto che l'indomani, se non erro, l'indomani, potrebbe essere 2 giorni dopo, ma penso probabilmente l'indomani. L'indomani, tornando a casa sempre verso le 9:15 di sera, verso le 20:45, in tempo per rispettare la sorveglianza, vidi la macchina che conoscevo molto bene di Benedetto Cocimano, una Ford Escort Station Wagon bianca con le prime due lettere VA, come la macchina VA come Varese, sì. Come la macchina che aveva Francesca Ercolano, la moglie di Aldo, sì. Per questo la ricordavo anche. E dove la vide questa macchina? Posteggiata o poco prima o poco dopo, ma credo salendo da Corso Italia poco prima del mio portone. Sì. E poi non so se ho specificato, adesso non lo ricordo più perché i verbali che ho redatto risalgono a 6 anni fa, perlomeno sì, credo ormai quasi 6 anni fa. Tornando, ho visto, vidi questa macchina, quindi riconobbi la macchina del Cocimano e poi vidi di sfuggita la causa con un motorino. Un altro soggetto che non sono riuscito a identificare, sì. non riesco a ricordare. Senta, e lei quindi vide solo la macchina, Cocimano non lo vide in quell'occasione? No, in quell'occasione vidi solo, in quell'occasione di sfuggita la causa con un altro soggetto insieme, tutti e due in un motorino, ma non riconobbi in quel momento chi era l'altro soggetto, perché fu una... Cioè, lo vidi per pochissimi istanti. Ho capito. Senta, e lei come mai, infatti l'ho già spiegato, conosceva questa vettura come la vettura in uso a Cocimano? Perché era una vettura pulita, una vettura con la quale lui si muoveva, non era una vettura rubata o una vettura con cui si compie un'azione criminosa, era una vettura... di bella, come si dice nel gergo malavitoso, cioè una vettura che lui usava per la famiglia, per spostarsi regolarmente. Ho capito. Lei che fece in quell'occasione? Niente, in quell'occasione tra me stesso pensai, dissi ma evidentemente c'è qualcosa, allora anche Santo Patanè mi ha detto la verità. Che ho detto, avevo pensato anche che se fosse ubriacato, in senso scherzoso, ho detto forse sarà un poco scemo. Invece questo colpo di fuoco effettivamente, ho detto, l'altro giorno, pochi giorni fa, ieri, l'altro ieri Santo mi ha accennato a quei 3 soggetti. Ora io vedo quest'altra macchina con quest'altro soggetto che passa col motorino, evidentemente allora, c'è qualche cosa. Sì. Lei adottò qualche particolare cautela in relazione a questo fatto che aveva visto? L'unica cautela che adottai fu quella di, e di fatti avvenne o l'indomani o dopo 2 giorni, quando tornavo a casa cercavo di stare più accorto, nel senso di guardare la strada, le macchine, il mio portone, l'angolo, l'altro angolo, per vedere se ancora vedessi
questi soggetti in fare queste, questa forma di perlustrazione, questa forma di ricognizioni, perché si capiva che era un giro perlustrativo per compiere un atto criminoso, non ci voleva un professore per spiegarlo. Senta, veniamo invece alla sera dell'omicidio di Gino Edaldo. Lei ricorda che cosa accadde quella sera? Ricordo che tornai sempre al solito orario, pochi minuti prima delle 9, e da Corso Italia, sì, per andare verso casa mia dove abitavo io, si gira ovviamente venendo da Corso Italia sulla destra. La via Martino Celi si rimane sulla destra. Sì. E notai in lontananza il Cosimano e il signorino, sì, un'altra volta sotto casa, quindi dissi evidentemente c'è qualche cosa, non posso rientrare. Dove li nota, allora, anzi, dove li nota rispetto al, diciamo, alla strada che lei faceva? Quindi lei ha detto veniva da Corso Italia e aveva imboccato la via Martino Celestri. Il Cosimano e il signorino dove erano fermi? Dove li nota? Devo essere più preciso, dottore. Io non ho imboccato la via Martino Celestri, stavo imboccando via Martino Celestri. Però passando, memore degli accadimenti del giorno prima, dei due giorni prima, ho dato un'occhiata, ho lanciato un'occhiata verso il portone dove io abitavo, al 15. Sì. E ho visto poco vicini, un po' più avanti, ma sempre vicino al portone, la presenza del Cosimano e del signorino che fisicamente conoscevo molto bene per averli frequentati, per averli visti un sacco di volte. E quindi non entrai in via Martino Celestri, proseguì per Corso Italia e quindi andai in via Leonio, diciamo, perché Corso Italia in maniera naturale porta, se vai dritto, sempre su Corso Italia, se vai sulla destra, entri in via Leonio, sì, oltrepassando la via Martino Celestri. Sì. Oltrepassai via Martino Celestri, subito dopo c'è un ferramenta, non so se c'è ancora, che si chiama Rasà. Accanto a questo ferramenta c'è una traversina sulla destra che è sempre via Vecchia Ognina, risalendo la quale spunti in un angolo formato da via Vecchia Ognina e via Martino Celestri, dal quale puoi notare se c'è qualcuno, notare ovviamente con circospezione, con attenzione, se c'è qualcuno o sotto casa mia o in via Quintino Sella, insomma puoi avere un raggio di veduta più ampio per capire se c'è qualcosa, se stanno aspettando te. E notai non subito. Quindi, mi scusi, non subito. Scusate, quindi lei sostanzialmente, sì, effetti, cambia strada e fa questo, sì, giro, esatto, diverso, esatto, perché in qualche modo comincia a temere anche per la sua incolumità. No, certamente, dottore. Ho capito, quindi è piuttosto attento, piuttosto circospetto per questo motivo. Ma è normale, perché sapevo che erano persone che non facevano borseggi o scippi, facevano omicidi, per cui è normale la mia prudenza, credo. Certo. Che cosa succede dopo? Girando, cioè facendomi coprire dall'angolo formato da via Celestri e via Vecchia Ognina, da quello spigolo, diciamo, sì, mi sporco un poco più a sinistra e vedo un'altra volta il Cosimano e il signorino su due motociclette, sì, e non vedo nessun altro. Rientro un'altra volta in quell'angolo e aspetto, saranno stati 10 minuti, un quarto d'ora, ho detto anche se non rientro per le 9, ma a questo punto non posso rientrare, perché non sapevo effettivamente a quel punto cosa stessero facendo a quell'ora là sotto, anche perché lei deve considerare che nonostante maggio è un mese quasi estivo, in quella zona a quell'ora, passate le 9, non c'è più quasi nessuno che cammina, quindi essendoci pochissime persone, ovviamente la situazione diventa ancora più critica. Sì. E
stazionai, ripeto, un 10 minuti, un quarto d'ora. A un certo momento cosa faccio? Dall'angolo dove, che ho descritto all'epoca, anzi, sì, proprio di fronte, cioè attraversata la strada, a pochi metri diciamo da quell'angolo, c'è un negozio di antichità, non so se c'è ancora oggi, che si chiamava allora Perra Antichità, sì, sempre sulla via Martino Celestri. Se tu ti sporgi poco poco la testa, hai la visione totale della via Quintino Sella che si incrocia con via Mario San Giorgio. Sì. E là rividi il Cosimano e il signorino su due motociclette. E dove erano posizionati dopo? Sulla via Quintino Sella? Alla fine di via Quintino Sella, non alla fine di tutta la via Quintino Sella, alla fine del tratto che unisce via Quintino Sella a via Mario San Giorgi. Ho capito, perfetto. Quasi all'angolo formato da via Quintino Sella e via Mario San Giorgi. Sì. Allora lei che fa a questo punto? A questo punto rientro nell'altro angolo che dista un paio di metri, nell'angolo in cui ero prima, sì, e decido di aspettare un poco, poi ho detto, vabbè, quasi quasi torno a casa. Prima do un'occhiata l'altra volta al portone di casa, poi guardo la stradina dove abitavo io, vedo che non c'è nessuno, scendo un'altra volta in via Ionio, vedo se c'è qualcuno. Il tempo che ritorno, o perlomeno penso di scendermene da là per andare a casa facendo un'altra volta lo stesso giro al contrario, vedo da via Vecchionia, cioè dal lato sinistro, perché da là le macchine provenivano da via Vecchia Ognina, sì, da via Umberto, diciamo per così dire, da via Vecchia Ognina, venivano verso la via Martino Celestri. Siccome Rinaldo aveva una macchina uguale alla mia, che era una Mercedes V124, che c'erano i modelli 200 benzina e 250 diesel, ricordo, e vedo la figura di Rinaldo da solo, che sta rientrando a casa. E fa Rinaldo era con questa Mercedes? Sì, sì, era con questa Mercedes. Era alla guida? Alla guida, sì, era da solo. Sì. E gira a sinistra per via Quintino Sella, perché abitando lì credo cercasse il posto. Sì. Quindi io mi ritiro, per così dire, per non essere visto, o almeno sperando di non essere visto, e aspetto pochissimi secondi, pensando che appena questi fosse entrato, se quel gruppo di fuoco ancora era là ed era per lui, ho detto qua ci stai l'altro, non ci avevo pensato, e sta tornando, il gruppo di fuoco era là 10 minuti fa, ho detto e allora sono per lui, ma non c'era andato lì via i giorni precedenti, sì. Però in quel momento faccio mente locale, collego le due cose, ho detto è inequivocabile, dovevano essere per lui. E invece non è che i colpi si sentono subito, perché questi, dice Rinaldo, effettivamente non posteggia davanti al portone, perché il portone è proprio all'inizio. Quei secondi effettivamente passano, perché questi, probabilmente non trovando posto, perché non so perché, percorre la via Quintino, quel pezzettino di via Quintino Sella, e posteggia nell'altro angolo, quello formato fra la via Mario San Giorgi e la via Quintino Sella. Sì. A quel punto, quando io mi staglio, cioè quando io giro la testa giusto i centimetri necessari per vedere, non farmi vedere, vedo la figura di Piero Gioffrida che da destra va verso Rinaldo quando questi è fuori già dalla macchina, davanti al portone della stacchiodera. Rinaldo che era già fuori dalla macchina, tipo che sta scendendo, comunque era già fuori davanti allo sportello aperto, come se stesse chiudendo lo sportello. Sì. E vedo il Gioffrida, il Piero Gioffrida, che conoscevo per averlo visto a casa di Maurizio quando hanno ammazzato a Sergio Signorino, nell'immediatezza dell'omicidio, ci siamo visti al biliardo dove è stato ucciso poi lo stesso Piero Gioffrida da Saitta, per cui lo conoscevo bene.
altra persona che non saprei riconoscere come non l'ho riconosciuta prima, di spalle, dietro Pietro Giuffrida, e sempre le due motociclette là pronte a partire. Quindi collego tutto, il tempo di rientrare un'altra volta la testa, essendo 6-7 colpi di pistola indirizzati alle ratte, capisco che hanno steso lui. Poi salendo dico a mia moglie se passati 10 minuti, un quarto d'ora, poteva scendere il cane, come se passeggiasse il cane, per vedere se era giusto quello che avevo pensato io, che avevo visto io. E lei, risalendo, mi dice che c'era già un sacco di polizia, personale di polizia là, e c'era Lilardo steso a terra nell'incrocio esattamente fra via Mario San Giorgio e via Quintino Sella. Sì. Quindi lei sostanzialmente, dopo aver visto quello che ha descritto e aver sentito questi spari, fa rientro a casa sua? Sì, dopo, cioè, subito dopo questi spari io che faccio? Di corsa, ovviamente, in un tempo record, dall'incrocio in cui ero fermo, dietro il muro, scendo per via Ionio, percorrendo la via Vecchia Ognina, e rientro verso via Martino Cilestri, anche perché ho detto, se questi qua con queste motociclette passano da questa via e mi vedono, mi stampano anche a me nel muro, ovviamente. Sì. Per cui faccio sto giro e rientro prima che questi passano, e sento distintamente il rumore, cioè due rumori presumibilmente di due motociclette, di due moto, non un rumore di macchina, un rumore di motociclette. Ho e presumibilmente credo che siano questi personaggi che stavano scappando, ovviamente. Sì. Senta, successivamente a questo fatto, lei ebbe modo di parlarne, di discuterne con qualcuno qualche giorno dopo? Successivamente a questo fatto, a questo episodio omicidiario, cosa è successo? È successo che, essendo io legatissimo a quell'epoca a Roberto Vacante, e avendolo cresciuto, e avendogli presentato Irene Santa Paola, e avendoli fatti fare fidanzati, intercedendo con la zia Graziella e lo zio Turi, parlandogli bene di lui, per cui penso che questo anche interrogato lui lo riconosca. E lui lavorava in ospedale nel reparto radiologia come tecnico radiologo, e a un certo momento, subito successivamente dopo questo avvenimento, in epoca immediatamente successiva, lui mi chiama e mi dice che ci dobbiamo vedere. Ci vedevamo giornalmente, però mi ha chiamato con una certa ansia. Ho detto che sarà riferito al fatto che è successo qua dietro. Vado in ospedale, lui, per andare nel suo reparto si passa dal tunnel del Garibaldi, subito sulla destra c'è il reparto di radiologia dove lui esercitava la sua attività di tecnico radiologo, e mi dice che signorino Maurizio gli aveva accennato al discorso che avevano visto, che Santo Patanelli aveva visti fare questa ricognizione, questo giro perlustrativo, e quindi gli chiedeva in un certo senso se era il caso di ammazzarlo o no. A chi? E lui per quello che mi disse, perché io non ero presente alla discussione, per quello che mi disse, disse no, è stato l'autista dello zio Nino, è uno che si fa i fatti suoi, è un ragazzo serio, già si era scordato che vi ha visto, non ne parlare. L'indomani o dopo due giorni la stessa cosa si ripete con Santo la causa. Sì. Per cui io notai la preoccupazione del Vacante, e quando c'era Santo la causa e li vidi parlare, non neanche mi avvicinai, a parte che io neanche mi salutavo, neanche mi conoscevo con Santo la causa, sapevo chi era lui. Quando Santo la causa andò via, io gli dissi: Roberto, ma quindi era per capire, lei dice dopo un paio di giorni notò Vacante che parlava con Santo la causa. Sì, sì. Dove li notò? Dentro l'ospedale, nella piazzetta antistante il reparto di radiologia. Sì.
Lei non quindi, si fece vedere? Quindi, no, ero nel reparto dove lavorava Pino Vacante, il fratello di Roberto, sì, che è un po' più distante, un 50 metri da quel reparto. Sì. E appena Santo la causa andò via, io andai da Roberto, il quale credo che già mi avesse visto, e gli chiesi, era sempre per lo stesso motivo, Roberto, dice sì, sempre per lo stesso motivo, e notai che anche egli aveva una forma di inquietudine perché c'era troppo interesse per Santo, però lui mi disse che tranquillizzò anche Santo la causa, che era espressione diretta, mi disse testuali parole di Aldo Ercolano e di suo cognato Vincenzo Santa Paola. Sì. Senta, lei sa se poi successivamente il Patanè si allontanò da Catania per un periodo? Perché quando lavorava con me, poi nel 2000, attorno al 2000, potrebbe essere il 2002-2003, comunque lavorò per un paio d'anni con me, e poi mi disse che aveva preso un posto come, perché il suo primo mestiere è quello di costruire dei vetri, aveva una vetreria. Sì. E mi disse che stava andando a Roma perché lo zio gli aveva trovato un posto in un'azienda di costruzioni, un'azienda che faceva edilizia, e quindi andava a Roma perché si stabiliva là, perché aveva uno stipendio sicuro, insomma si accomiatò e andò via e non lo vidi più, credo, fino a oggi. Sì, appunto, fino a oggi, quindi sono dal 2003 che non lo vedo più. Ho capito. Senta, mi disse che andò a Roma. Prego, completi. No, mi disse che andò a Roma a lavorare e poi invece non mi ricordo da chi venne a sapere che lavorava come vigilante, come guardia giurata, come una cosa del genere, una gioielleria del centro di Roma, ma siccome non me ne fregava più di tanto, sì, non mi interessai della questione. Senta, le volevo chiedere una cosa, lei ha indicato sostanzialmente, quindi come soggetti che vide, ha parlato di Giuffrida, ha parlato di Signorino e ha parlato di Cosimano. Lei sa, sì, questi soggetti nell'ambito, innanzitutto se facevano parte all'epoca della famiglia Santa Paola e di quale gruppo della famiglia Santa Paola facevano parte? Del Cosimano, di cui abbiamo ampiamente parlato poc'anzi, se vuole ripeto il discorso che si riferisce alla Rocca, oppure posso aggiungere anche che una volta era sorta una questione mia personale ad Acireale per un negozio che avevo con un certo Enzo Guttà. Questo Enzo Guttà si era rivolto a Maurizio Zuccaro per diciamola usando un eufemismo per fregarmi il negozio, e non riuscendoci, e poi io incontrai successivamente il Cosimano da mensa alle 3 del pomeriggio, in un momento in cui non c'era neanche un'anima viva, e io ero in compagnia di Orazio Vado, e gli chiesi: Benedetto, scusa, ma questo discorso di Maurizio che ha preso buono per Enzo per non farmi dare i soldi del negozio, tu ne sai cosa? Io dice: so tutto quello che deve sbrigare Maurizio, perché gli sbrigo tutte cose io. Tu sì, questo lo so, ma tu di questo negozio di Enzo Cotà sai qualche cosa? No, dice, non ne so niente. Ah, io ho detto, vabbè, no, siccome domani ci devo andare a casa, volevo sapere chi l'aveva sistemata sta cosa, perché a me non risulta sistemata. E poi la cosa andò come doveva andare. Okay. Quindi su Cosimano non credo ci siano dubbi. Il signorino Maurizio, a parte essere a casa di Maurizio Zuccaro la sera dopo o l'indomani sera dell'omicidio del fratello Sergio, che avvenne, se non sbaglio, nel 98, con la pistola addosso, e poi insomma si capiva che gli aveva ammazzato il fratello ed era a casa di Maurizio Zuccaro perché dovevano reagire a questo omicidio, per cui non credo ci siano dubbi, e a parte il fatto che lo incontrai al cimitero attorno un paio d'anni, parecchio prima che venisse ucciso, e mi disse testuali parole, mi disse: lo sai che non sono più con Maurizio Zuccaro?
No, detto, Maurizio, non lo sapevo. Ma le scelte tue, se non sei più con Maurizio, siccome credo me lo dicesse perché sapeva che c'era un profondo astio, sì, gli fece piacere dirmelo. Dice, mi ha detto Enzo Santa Paola, il figlio di Benedetto, che sono sempre un Santa Paola, ma adesso sono direttamente collegato con lui, alle sue dirette dipendenze. Sta a posto, mi fa piacere che ti sei messo con Enzo. Enzo è più serio di Maurizio. E per il Giuffrida, come ho detto, lo vidi la sera dell'omicidio, signorino, a casa di Zuccaro, e lo incontrai varie volte a biliardo di Santo Musumeci, che è cognato di Maurizio Zuccaro, avendone sposato la sorella Scettina, la quale ha una figlia sposata con Lorenzo Saitta, detto Turuscherciu. E anche questi, Santo Musumeci, chiamato Sant'Amina, mi confermò che il Giuffrida era un elemento molto estremamente valido del gruppo di Maurizio. E poi, fatto di secondo piano, quando fu ucciso Piero Giuffrida in via Santissima Trinità al biliardo, dentro il biliardo di Santo Musumeci, Mariella Zuccaro ebbe a dire a mia moglie che suo fratello Maurizio stava facendo come un pazzo per cercarlo e ammazzarlo a Toro Scherzo, che poi si chiama Lorenzo Saitta, in quanto sapeva che era l'autore dell'omicidio e gli aveva tolto un uomo di grande importanza per lui nel suo gruppo. Quindi non credo che ci siano dubbi su questi tre elementi che facciano parte del gruppo di fuoco di Maurizio Zuccaro. Senta, invece la causa nell'ambito dell'organizzazione Santa Paola, chi aveva come soggetto di riferimento? Per quello che mi disse il vacante, era espressione diretta, uso questa terminologia, era espressione diretta di Aldo Ercolano e di Vincenzo Santa Paola, classe 56, figlio di Salvatore. Sì. All'epoca Ercolano e Vincenzo Santa Paola, classe 56, erano liberi o detenuti, se lei ne ha conoscenza? 17 dicembre del 93, mio compare Vincenzo Santa Paola, classe 56, fu arrestato assieme a me, sì, in Orsa Maggiore, e fino ad oggi non è uscito più, perché ha preso l'ergastolo. Lo dico con certezza perché i suoi avvocati li curavo io. Andavo a portargli i soldi a Nicolò Amato, accompagnavo Armando Veneto al traghetto, andavo da Candia Corsaro a parlare per Enzo, per cui gli ho cresimato il figlio nel 2003, per cui credo che non ci siano dubbi sul mio legame, come, non solo come compare, come fratello con Enzo. Sì. E Aldo fu arrestato nel 94 a Desenzano del Garda, a Desenzano sul Garda, e da allora non è uscito più perché ha preso parecchi ergastoli, per cui se ci attestiamo da queste due date in poi, nessuno dei due è stato più fuori da queste, sì, da questi giorni di cui abbiamo parlato adesso. Senta, lei, una persona di nome Quattrolunio Aurelio, l'ha mai conosciuto? Sì. Lei... Lo conoscevo quando veniva al bar. Prego, prego, completi. Lo conoscevo quando veniva alla fiera al bar di che noi avevamo fatto con Roberto appena abbiamo tolto la pescheria, anche un chiosco bar, oltre che poi le macchinette con Padovani, la dialisi col fratello di Nello Nardo, referente di Cosa Nostra per Siracusa, insomma altre, anche il New Zagara a Cibali, che era un ristorante di scuola, insomma avevamo tante attività. Scusa, se puoi ripetere parlando più lentamente questo ultimo passaggio, perché non si è sentito bene. Dicevo, dottore, il 4 luni lo notavo quando veniva al bar, di fronte al bar che avevamo noi, sì, perché noi avevamo un chiosco bar sito in piazza Grenoble 29 alla fiera di Catania, perché unitamente a questa attività avevamo col vacante assieme al 50% tante altre attività, dialisi con il dottore Nardo, il fratello di Nello Nardo, referente di Cosa Nostra per Siracusa, sì, avevamo le macchinette con Padovani che noi pigliavamo il 50%,
avevamo il New Zagara a Cipari, che era un ristorante discoteca, insomma ho fatto un inciso, avevamo delle attività commerciali col vacante. Quindi 4 luni e 4 luni, quando veniva al bar Calì, che è il bar antistante il nostro chiosco, sì, di fronte, Roberto mi disse: vedi che questo qua, Lello, è il reggente in questo momento di Cosa Nostra Catanese, della famiglia Santa Paola. In questo momento il reggente è lui, il responsabile. E mi accennò anche in che anno, come ma credo 96, sì, 96 senz'altro. Sì. Potrebbe essere anche 96 e 97 pure. Sì. E poi di fatti fu lui, sempre il vacante, che io qualche cosa l'avevo subodorata, l'avevo sentita dallo zio Tori, qualcosa dallo zio Nino, però lui poi mi specificò meglio quando entrò in famiglia come parentela, come acquisito, come parente acquisito, sposando Irene il 12 settembre del 98. Poi mi rese dotto di tutta la questione, cioè che in pratica il 4 luni non poteva essere quello che aveva deciso l'omicidio Lardo, perché l'omicidio Lardo è deciso da Palermo, deve dare rossa bene Palermo, perché è parente di un capomafia di Caltanissetta come Pippo Madonia. Catania lo esegue per competenza territoriale e quindi l'ordine fu passato da Altercolano, e Altercolano lo diede al gruppo più attivo in quel momento, che era quello di Maurizio. Sì. E nel contempo si innestava in questo tutto questo caos il fatto che Maurizio voleva uccidere a qualsiasi costo Lello Quattroluni, perché diceva che Lello Quattroluni era quello che aveva fatto uccidere Vito Ricciardello, che era innocente, solamente per prendere il suo posto, per cui c'era un po' di caos in quel momento, tanto che lo zio Turi pose il veto e disse che Lello Quattroluni non si toccava, e Mariella ebbe per così dire dei contrasti, chiamiamoli contrasti, con lo zio Turi, che non era soggetto con cui si poteva discutere. Comunque lei diceva: mio fratuzzo, dopo che gli porta un sacco di benessere a questa famiglia, ora gli hanno detto di starsi fermo, quando invece Lello è morto, e lo zio Turi non ha dato l'assenso per ammazzarlo, perché questo Lello Quattroluni non è che poi fosse uno stinco di santo, perché aveva fatto ammazzare Ricciardello per un suo scopo di leadership della famiglia, però per farlo uccidere aveva fatto capire, convinto la famiglia, che lui era stato attivo o perlomeno partecipo, perlomeno parte in causa dell'omicidio Minniti, sì, di Carmela Minniti, la moglie di Nitto Santa Paola. Gli aveva fatto una tragedia in parole povere, va? Ho capito. Senta, volevo chiedere ancora una cosa. Successivamente, diciamo, a questi fatti che lei ha raccontato e che ha descritto, per averli vissuti in prima persona, lei ha avuto notizie, ha avuto informazioni su quello che sia stato il movente relativo all'omicidio di Gino Lardo? E sempre Roberto me lo chiarì, perché prima si prospettavano altre situazioni, poi invece Roberto mi disse: guarda che, perché questo qua era confidente, era sbirro, si stava vendendo, insomma aveva contatti con le forze dell'ordine, per cui dice, per questo è stato ammazzato, e non ne parlammo più, perché anche perché è una materia un poco delicata, per cui non ne parlammo più. Questo da chi l'ha detto questo discorso, e quando le fu detto, più o meno in che epoca? Almeno nel 98-99 da Roberto Vacante. Sì. Quindi mi diede la certezza. Io qualcosa l'avevo sentita in giro vivendo nella famiglia, però non avevo chiesto più di tanto. Roberto mi diede la certezza, dato il rapporto che avevamo molto intimo, estremamente intimo, e mi confidò che aveva saputo in famiglia questo fatto.
c'è la vera motivazione dell'omicidio e l'altra. Sì. Quindi lei ha detto lo ha saputo sostanzialmente gli effetti da Roberto Vacante. Cioè ho avuto la conferma, dottore, da Roberto Vacante. Ne ha parlato anche con qualcun altro? Di questo omicidio? Sì. A qualcun altro, se ne, dottore, scusi, della famiglia Santa Paola? Della famiglia Santa Paola, riferisce? Certo, mi riferisco sempre alla famiglia Santa Paola. Ma in questo momento non mi sovviene. Presidente, procedo su questo punto ad una contestazione, sì, con riferimento al verbale depositato in atti del 12 luglio del 2013. A domanda del pubblico ministero, lei risponde: sì. Appresi le reali motivazioni dell'omicidio Eraldo ed in particolare dei contatti tra Eraldo e il Riccio solo un bel tempo dopo il delitto. In particolare, prima mia moglie lo apprese da Mariella Zuccaro, che a sua volta lo aveva saputo dal fratello, e poi io lo seppi da Santa Paola Francesco, figlio di Benedetto. Lei ricorda di aver reso questa dichiarazione? Sì, sì, sì. Io le chiedo scusa, dottore, sì, sono passati 20 anni e quindi ho anche zone d'ombra a ricordare tutti questi accadimenti. Sì, è verissimo, confermo integralmente quello che abbiamo redatto, quello che abbiamo scritto. Senta, le chiedo qualche chiarimento su questo punto. Lei con Francesco Santa Paola, figlio di Benedetto, aveva all'epoca dei rapporti diretti, dei contatti diretti? Eravamo molto amici, molto, estremamente amici, molto più che col fratello più grande. Sì. Si immagini, giusto per fare un esempio, per far capire il rapporto che avevamo, che quando ci fu l'omicidio Pappalardo, questi ebbe a dirmi, perché non eravamo neanche a Catania, eravamo fuori Catania in vacanza. Dove eravamo? Non mi ricordo se eravamo a San Venzano, al Casinò, o a Parigi, no, eravamo comunque fuori dalla Sicilia, probabilmente a San Venzano, sì. o a Roma a San Venzano, comunque eravamo in un posto in cui non c'erano le televisioni locali, ovviamente. Sì. E quando accendemmo la televisione nazionale, che ricordo era un canale Mediaset, che riportò per primo la notizia dell'omicidio di Turi Pappalardo, questi saltò dal letto e mi disse: adesso ce ne possiamo andare a lavorare tutti, c'è con mio zionino che è un pazzo completo. Ho capito. E quindi in un certo senso mi fece una confidenza su un omicidio di una certa importanza e mi fece capire anche da dove veniva, per cui questo glielo dico per esprimerle, per essere più esaustivo, più esauriente nel far comprendere il rapporto che mi legasse al figlio di Nitto, a Francesco il piccolo. Sì. Senta, ma lei ricorda se quando fu tratto in arresto e poi a seguito della sua collaborazione furono anche sequestrate a casa sua delle fotografie che la ritraevano insieme con Francesco Santa Paola? Sì, ricordo che poi la polizia giudiziaria sequestrò delle fotografie in cui eravamo, mentre cenavamo sul Bato Mosche, sulla Senna a Parigi, con Francesco Ercolano, Francesco Santa Paola, Cosima Santa Paola, che era con madre di mia moglie, la figlia di Benedetto, Angelo Spinale, il marito, un'altra mia cognata e la fidanzata, allora a quel tempo, di Francesco Santa Paola, che poi divenne avvocato. Sì. Senta, invece, per quanto riguarda l'altra circostanza che lei ha ricordato a seguito di... Scusa, prego. Chiedo scusa, dottore, questa è una foto che ricordo, poi ce ne sono altre con Mazzarossi, Palas di Polpidenti, con Roberto Vacante, Irene, poi ce ne sono altre con Gaetano D'Aquino, poi ce ne sono altre con, insomma, questa la ricordo perché mi risalta di più alla memoria, però ricordo che la polizia sequestrò parecchie fotografie. Senta, veniamo invece all'altro aspetto che lei ha ricordato
a seguito di contestazione, cioè che sua moglie ebbe ad apprendere, diciamo, alcune circostanze relative a questo omicidio da Mariella Zuccaro. Innanzitutto le chiedo, Mariella Zuccaro chi è? Mariella Zuccaro è la sorella di Maurizio Zuccaro e moglie di Vincenzo Santapaola. Sì. È la persona che, a parte di essere con mare con mia moglie e anche con me, accompagnavamo a Spoleto quando Enzo aveva già il 41 a fare i colloqui, gli abbiamo crescevato il figlio, mangiavamo a casa sua in via Medea o lei mangiava a casa nostra giornalmente, cioè c'era un rapporto intimissimo. Quindi molto stretto, che poi un rapporto stretto, lei ha detto sua moglie era con mare, in che senso? Me lo può spiegare? E perché per avere chi cresimato il figlio diventa con mare ora. Ah ecco, per esempio, quindi voi avete cresimato il figlio della signora Mariella Zuccaro, se ho capito bene. Su espressa lettera che l'autorità giudiziaria può anche rintracciare, perché con 41 bis le lettere vengono tutte fotocopiate, di Enzo Grande che mi disse devi andare a cresimare mio figlio perché mi dovevi fare già, questo non l'ha scritto, mi dovevi fare già da compare quando mi sono sposato. Poi invece quando si sposò il compare per forza lo fece Piero Puglisi, il parente del Mappassoto, perché la famiglia di Zuccaro aveva dei problemi con Mappassoto, e per cui mi disse per il matrimonio è passato, ma adesso devi farmi devi cresimarmi il bambino, così diventiamo compari proprio ufficialmente. Sì. Per dare un'idea del rapporto che avevamo. Senta, un'altra cosa volevo chiederle. Lei ha mai, lei poc'anzi, quando ha detto e ha riferito, quando lei apprende il movente dell'omicidio Ilardo, ha detto che c'erano state anche, diciamo, altre voci in merito al movente di questo omicidio. Può indicare, diciamo, quali fossero queste altre voci che erano circolate nell'ambiente in merito a questo omicidio? Se lei ne è venuto a conoscenza e da chi ne è venuto a conoscenza? La domanda è circoscritta, avvocato, se ne è venuto a conoscenza e da chi? No, non sono voci correnti. Gli ho chiesto innanzitutto se era a conoscenza di altre notizie in ordine al momento, da chi ne è venuto a conoscenza e in quali circostanze. C'è problema? Può rispondere, signor Fogliani? Posso rispondere, Presidente? Sì. Sì, sì, prego. Procuratore, il discorso di altre motivazioni lo ha preso non nella sua interezza, cioè non nelle sue particolarità, lo ha preso alla lontana, per una fatalità, dallo zio Nino e da Roberto, perché in pratica questi due soggetti erano andati, mentre Maurizio era detenuto, comunque non era a casa, a dirgli a suo padre che avevano un figlio, che aveva un figlio a Zambatori e Sbirro. E poi Mariella disse a mia moglie, dice mio padre non li ha seppelliti nel giardino perché si spaventava che avessero parlato con qualcuno che venivano là. Una cosa un pochettino fantasiosa, però comunque non ha importanza, poi la deduzione fa la corte. E al ritorno da questa visita il vacante mi disse, e anche l'ozione, davanti all'ozione mi dice a Gino Mazzano, che dicevano casa zambava i soldi, chi sto che si zamba per davvero non ammazza mai un altro, riferito a Zuccaro. Ho capito, cioè gli dissero che sostanzialmente Ilardo era stato ammazzato, lei ha detto perché sa zambava i soldi, Ilardo, può dire in italiano dissero su Ilardo, si diceva, non si dice, si diceva, sì, che s'azzambava, cioè si trafugava, rubava, insomma fregava i soldi all'organizzazione. Ho capito. E invece questo che se le ruba veramente, questo Zuccaro che è sempre vivo. Ho capito, questo fu, diciamo, lo sfogo, e questa discussione la ebbe con Vacante, ha detto, e anche con lo zio Nino e con Nino Santapaola. Sì. Senta, signor Spirale, ancora una cosa, lei
prima di intraprendere il percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ha intrattenuto un rapporto confidenziale con un ispettore della DIA? Sì. Può dire innanzitutto chi era questo ispettore della DIA col quale ha intrattenuto questo rapporto confidenziale? Mario Ravidà, che poi si è congedato come sostituto commissario della DIA. Sì. Questo rapporto confidenziale con l'all'epoca ispettore Ravidà, in che epoca è iniziato, se lo ricorda? Subito dopo l'operazione Zefiro del 7 dicembre del 2000. Si ricorda anche l'occasione, come nacque proprio questo rapporto con il Ravidà, come mai aveste modo di incontrarvi? In pratica la DIA, quando venne a casa, sequestrò, oltre che arrestarmi, sequestrò dei 97 milioni di assegni che avevo io. Sì. E pensando che fossero frutto di riciclaggio o comunque di provenienza illecita, a causa di questi assegni io andai varie volte in via Vecchia Ogna, dove c'è la DIA. Dopo la sua scarcerazione, dico? Ovviamente dopo la mia scarcerazione. Sì. Per far vedere che in effetti questi soldi mi erano dovuti e non erano frutto di illecito. In una di queste tante volte che andai alla DIA con l'ispettore Ravidà, l'ispettore superiore Ravidà, nacque subito un'empatia, ci capimmo a volo, cioè forse lui capì che io ero stanco di questa vita, io capì che lui era un amico, ora non lo so, non so descrivere esattamente il sentimento che ci legò in quel momento, ma comunque fu un sentimento di, per quanto mi riguarda, sincero, e che durò fino al momento del mio arresto il 22 ottobre del 2009. Senta, e nell'ambito quindi di questo rapporto confidenziale che lei ha avuto con l'ispettore Ravidà, che quindi è andato avanti per diversi anni, lei ebbe a riferire all'ispettore Ravidà quello che era a sua conoscenza in merito all'omicidio di Luigi Lardo? Senz'altro. Fu addirittura uno dei primi argomenti che affrontammo. Sì. Si ricorda in che epoca lei ebbe a fare questa confessione, se così possiamo dire, questa rivelazione all'ispettore Ravidà? Nei primissimi mesi del 2001, procuratore. Sì. Quindi subito dopo la sua scarcerazione per... La mia scarcerazione avvenne il 20 dicembre del 2000. Sì. Per cui parliamo di gennaio-febbraio. Sì. Senta, il rapporto... Quindi sostanzialmente lei fece questa confessione, questa rivelazione all'ispettore Ravidà nell'immediatezza, fin dall'inizio in cui iniziaste questo rapporto di collaborazione, se così possiamo dire. Sì, perché la ritenevo una delle cose più importanti di mia conoscenza, per cui fu uno dei primi argomenti che affrontammo. Sì, ho capito. Ne parlaste in una sola occasione di questa vicenda o ne parlaste in più occasioni? Ora non ricordo perché sono passati tanti anni, ma credo che in più di un'occasione parlammo, perché era un episodio abbastanza complicato, abbastanza articolato. Sì. Senta, strutturare ancora un paio di domande e ho finito. Sua moglie, la signora Biondi, era a conoscenza di questo rapporto esistente tra lei e l'ispettore Ravidà? Non immediatamente, quando io intrapresi il rapporto, cioè non proprio subito dopo il primo contatto, ma in epoca successiva lo portai anche a casa. Quindi è venuto anche a casa sua? Lui veniva a casa mia, io andavo a casa sua, facevamo delle vacanze assieme, io lavoravo per conto della sua ex compagna nei DVD, vendendo dei DVD, per cui c'era un rapporto, penso, credo, ben oltre il rapporto che ci può essere fra un
malavitoso e un rappresentante delle istituzioni. Cioè lei dice che a un certo punto questo rapporto divenne quasi un rapporto di amicizia, diciamo. Credo, per quanto mi riguarda, che era un rapporto di amicizia sincera. Poi non so se lui lo sfruttasse solo per motivi giudiziari, per motivi di legge. Senta, per me, ripeto, era un amico. E invece sua moglie, rispetto a quando lei iniziò questo rapporto con l'ispettore Ravidà, dopo quanto tempo ne venne a conoscenza, o meglio, dopo quanto tempo lei la informò che stava intrattenendo questo tipo di rapporto, è comunque un rapporto pericoloso per un soggetto che era nella sua posizione? Ma non molto tempo dopo, procuratore, non molto tempo dopo. Non molto tempo dopo? No, non molto tempo dopo. Perfetto. Nell'arco degli anni, lei, ovviamente la domanda della formula in maniera molto generica, ha reso anche altre dichiarazioni confidenziali all'ispettore Ravidà? Senz'altro. Lei ha mai saputo se da queste dichiarazioni confidenziali ulteriori che lei rese all'ispettore Ravidà sono scaturiti dei processi, sono scaturite delle attività di indagine quantomeno? L'impulso mi viene di pensare a due cose, poi sicuramente saranno molte di più. Una era la pietra dorata di Sicilia, pietra che era un covo, non era una società di estrazione mineraria, di materiale rapido, era un covo di clan, perché c'erano i Caccagnosi, Cappello, Santa Paola, e chi più ne ha più ne mette. E Mario Ravidà lo sa benissimo, anche perché hanno fatto dei servizi di appostamento, quindi sa benissimo di cosa parlo. Poi lui mi disse che, nonostante aveva relazionato il tutto riguardo a questa pietra dorata, la DIA non era stata capace o non aveva voluto fare sto blitz, e l'aveva fatto il ROS dei Carabinieri di Messina con 39 ordinanze di custodia cautelare nell'operazione Montagna. Sì. Poi mi disse che Montagna, sì. Sì, perfetto. Poi mi disse per generato che era un fatto estremamente grave, del quale io lo avevo notiziato in maniera dettagliata, e quindi lui era sicuro che approdasse a qualche cosa, e l'aveva consegnato al suo caposettore, che mi pare che fosse il dottore Lanaia, se non sbaglio, e poi alla dirigente, che mi pare che fosse la dottoressa Ambra Monterosso. E nonostante questo fascicolo stette 8 mesi chiuso a chiave. Dopo 8 mesi ci fu una comunicazione alla Procura della Repubblica, ma in maniera molto soft. Cioè, questo fu una lamentela che, diciamo, Ravidà esternò nei suoi confronti. Sì, alla luce di quanto, alla luce odierna di quello che è accaduto fino ad oggi, credo che se non avessimo parlato noi assieme a lei, ma non lo dico per piaceria o perché mi piace adorare le persone, dico che se non avessimo parlato noi, credo che ancora questo omicidio sarebbe rimasto nel fondo di un cassetto, perché dopo essere passati 9 anni penso che, dico, se l'autorità giudiziaria vuole fare qualche cosa, ha tutte le possibilità di fare qualcosa in 9 anni. Vabbè, questa è una valutazione, diciamo, che lascia il tempo. Sì, certo, certamente, è una deduzione mia. Va bene. Presidente, io ho terminato l'esame dello studiale, grazie. Va bene. E grazie. Poi ho una richiesta di produrre soltanto quel decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale cui ha fatto riferimento il collaboratore nella parte iniziale della sua deposizione. Sì. Su questa produzione, la produzione del... mia moglie. Quindi, voglio dire, anche qui ebbe un incarico di alto profilo. Discreto, sì, discreto. La ringrazio per l'altro.
Per carità, ne prendo atto. La ringrazio a lei, Presidente, non ho altre domande. Arrivederci, avvocato, grazie a lei. Va bene, intanto diamo... Sì, prego. Grazie. Signor Studiale, devo fare ancora qualche domanda a chiarimento rispetto a quello che le hanno chiesto i difensori. Allora, la prima cosa che volevo chiederle riguarda proprio la fase del suo passaggio dal clan Santa Paola al clan Cappello. Lei ha descritto i soggetti con cui ha avuto contatto dopo il suo passaggio al clan Cappello. Lei ha avuto contatti anche con Privitera Orazio nel momento in cui è passato al clan Cappello? Sì, senz'altro, procuratore. In che periodo ha avuto contatti con Orazio Privitera? Orazio Privitera è uscito dal carcere tra febbraio e marzo del 2008. Sì. E per circa un anno si può dire che giornalmente ci vedevamo nella sua masseria vicino al carcere di Bicocca fino a Pasqua del 2009. Sì. Durante questo periodo in cui lei ha frequentato la masseria del Privitera, è capitato che presso questa masseria siano venuti elementi di spicco del clan Santa Paola? Presidente, c'è opposizione formulata in questa maniera? No. Se è mai venuto qualcuno, ci sono stati di qualcuno, in maniera... Qualcuno potrebbe essere anche in canzone della spesa. È troppo ampio, non mi sembra che possa essere suggestivo, prego, ammesso. Risponde, signor Sturiale. Posso rispondere, Presidente? Sì. Allora, un certo giorno, che non ricordo quale fosse, ma non all'inizio del 2008, sarà stato fine del 2008 o addirittura inizio del 2009, venne Enzo Aiello con Dino Cammarata. E Dino Cammarata guidava la macchina e Enzo Aiello era al lato. Appena mi vide Enzo Aiello, cambiò completamente tenore del suo sguardo, insomma una sorpresa incredibile. Mi disse: ma tu qua cosa stai facendo? Io ho detto: Enzo. E io guardavo Orazio e lui mi ripeteva: ma si può sapere tu qua cosa stai facendo? Orazio, a quel punto, non potendo stare più zitto, gli disse: Enzo, è con me. Okay. Va bene, e si chiuse il discorso. Perfetto. Senta, ancora una cosa le volevo chiedere. Lei ha elencato prima, sì, su domanda dei difensori, i motivi che l'avevano in qualche modo portata a lasciare l'organizzazione Santa Paola, sia pure con l'assenso, lei ha detto, di Nino Santa Paola, e di prendere contatto, avvicinarsi progressivamente all'organizzazione mafiosa Cappello. Tra i motivi di contrasto, lei ha parlato di alcuni contrasti con, io ho segnato, Melo Salemi e Tropea. Se ci può dire innanzitutto chi sono questi due soggetti, Melo Salemi e Tropea, e che tipo di contrasti, per quale motivo lei aveva avuto contrasti con Salemi e Tropea? Allora, gli elementi di Picanello con i quali ho avuto contrasti sono Carmelo Salemi, Sebastiano Tropea detto Nuccio Bradone, Carmelo Scuderi e Rosario Tripodo. I problemi sono derivati dal fatto che loro avevano prestato tramite me una somma a Fabio Calì, fratello dell'avvocato Carmelo Calì. Sì. Perché questi aveva una finanziaria, una Finservice, gli prometteva guadagni, di riciclare i soldi e quant'altro. E dopodiché questi tizi, anziché i 30 milioni che avevano dato a me in contanti da portare a Calì, inizialmente gli avevano portato altri 200 milioni. Poi Calì il 25 febbraio del 2002 scomparì e questi qua li prendevano da me. Ci ho detto: scusami, io gli ho portato 30 milioni, io ti posso garantire per i 30 milioni che gli ho portato. Non certo, perché se tu gli portavi 1 miliardo ti garantivo 1 miliardo, oppure tu me lo dicevi quando guadagnavi o ti dividevi i soldi con me. Ora che gli hai portato li vuoi da me, ma cercatelo tu.
Quindi questi, ministro, se ce la fai... Prego, prego, completi. Questi tizi, ministro, se ce la fai incontrare, esci fuori da questa storia, ognuno se la fa conto suo. Benissimo, io la feci incontrare, Calighi è bravo con le parole, gli disse due fesserie, non gli diede neanche una lira, e questi qua continuavano a, insomma, a chiedermi soldi a me, e poi non me ne chiede troppo. Senta, e poi questa vicenda che lei colloca sostanzialmente nel 2002, come si concluse questa vicenda, diciamo, di questo contratto che lei ebbe con Tropea e Salemi? Mi venne a trovare, a cercare Sara Tripodo, e mi disse: da oggi in poi noi non vogliamo più niente da te, non pretendiamo più niente da te, sei fuori da questa situazione, anzi, se possiamo ci mettiamo la buona parola con l'avvocato Pastanisi, Franco Pastanisi, che faceva da trade union, da tramite tra Fabio Calì che era scappato e i creditori che erano a Catania. Ed effettivamente l'avvocato Pastanisi mi fece avere effettivamente 150.000 euro che, basandosi sulla linea, erano 300 milioni allora, che effettivamente furono pagati tutti quanti, e quindi mi diedero anzi anche una mano. Ho capito. Quindi questa vicenda poi si chiuse sostanzialmente. Sì, si chiuse, sì. Un'ultima, ancora un paio di cose. Lei, rispondendo alle domande del difensore di Cosimano, ha parlato, se ho ben compreso, a proposito dell'autovettura targata Varese, che la notò anche alla fiera in una circostanza. Ha detto questo, mi pare? Ma dico, benissimo. Innanzitutto, lei che ci faceva alla fiera, cioè se era una sua presenza occasionale lì e se il Cosimano avesse degli interessi in quella zona? Io alla fiera, in epoca successiva, ci andai per il bar che avevamo creato con Roberto Lacante, il bar Macarena, sì, a Piazza Grenoble 29. Prima ci andavo perché con Mario Scalia avevamo dei posti rionali di mercati ambulanti e quant'altro, e per cui per questo frequentavo la fiera di Catania. Ho capito. Senta, lei si è occupato per il passato del commercio di biancheria, se non vado errato? Sì. In che epoca? Dall'80, dal 1980 all'85 ho fatto il subagente, e dall'85 al 2000 ho seguito a fasi alterne la rappresentanza del pagamento all'ingrosso. Ok. Un'altra domanda, cambiamo discorso. Abbiamo parlato di quelli che sono stati i suoi rapporti con Zucca Momovizio. La cosa che io non le ho chiesto, e forse neanche i difensori, se non ho segnato male, e lei quando è che conosce per la prima volta Zucca Momovizio, e attraverso chi conosce Zucca Momovizio? Zucca Momovizio lo conosco per la prima volta quando io accompagnai Enzo Santa Paola del 56 a casa a San Giovanni Calermo di Maurizio, che doveva farsi fidanzato con sua sorella Mariella, perché lo accompagnai io per la prima volta a casa di Maurizio. E in che poi anno si fecero fidanzati. In che anno siamo? Ma attorno, ma che le devo dire, dottor, attorno al 90, una cosa del genere. Sì. Senta, lei poi successivamente a questo periodo col signor Maurizio Zuccaro ha avuto occasioni altre di incontro? Ma no, no, altre occasioni di incontro no. No. Chi lo ricordi adesso no, o perlomeno se ci stava qualche cosa è stato sporadico, di fortuito, ma non creato apposta, perché non avevamo interessi in comune. Ho capito. Senta, ancora una cosa. Mi pare di aver compreso che dopo un certo periodo, diciamo dopo che lei rende delle dichiarazioni sull'omicidio Lardo all'ispettore Ravidà, l'ispettore Ravidà le dice, mi correggo se sbaglio, che su questo
episodio aveva reso delle dichiarazioni anche di Raimondo. È così? Benissimo, giusto. Se lei ricorda, lei è in grado di ricordare rispetto a quando lei fa le sue dichiarazioni all'ispettore Ravidà sull'omicidio Lardo e quando Ravidà le dà questo tipo di risposta, che tempo passa? Non subito, dottore, non subito. Io credo almeno, non saprei, ma credo almeno un anno, cioè non in maniera immediata, perché evidentemente il Davide forse voleva consultarsi o voleva guardare qualche carta, qualche documento o voleva parlare con qualche suo superiore, non so. Sarà passato. Ma sì, penso di sì. Perfetto. Ancora due cose. Lei, Natale Di Raimondo, l'ha mai conosciuto di persona? Sì. In che epoca l'ha incontrato, l'ha conosciuto Di Raimondo? Però nelle cresime, nei battesimi, nei matrimoni. Ti dico, in che anni, almeno si ricorda lei in che anni ha conosciuto, ha incontrato Di Raimondo? Dall'86 in poi fino al 90, escludendo i periodi di carcerazione ovviamente, dall'86 fino al 92 senz'altro. Ho capito. Ora non so dirle se 5, 10 o 20 volte. Era solo per indicare il periodo in questione. Sì, senz'altro. Ancora un paio di cose. Mi dico, dottor. Le è stato chiesto sostanzialmente gli effetti della circostanza in cui lei è transitato dopo, diciamo, questa permanenza nel Clan Cappello con la famiglia mafiosa dei Laudati. Lei ricorda di aver reso dichiarazioni in ordine a questo aspetto specifico al pubblico ministero? Penso di sì, sicuramente. Ora non ricordo esattamente il tenore della discussione. Perfetto. Ma senz'altro di sì. Lei ha detto soprattutto che una volta che transita nella famiglia Laudani si occupa, lei ha detto, della vicenda dell'imprenditore Scuto, se ho capito bene, è così? Benissimo. Scuto con lei aveva dei rapporti di parentela, o meglio con sua moglie, c'erano dei rapporti di affinità, di parentela? Moglie e nipote, più esattamente mia suocera, ma anche mia moglie e nipote di Scuto Sebastiano. Sì. L'ultima domanda su questo punto, lei nel processo che si è celebrato a carico di Scuto Sebastiano è stato interrogato, è stato sentito in merito a queste vicende? 8 febbraio del 2010, dal procuratore generale, sostituto procuratore generale Gaetano Siscaro. Va bene, Presidente, non ho altre domande, grazie.